Eccoci giunti alla seconda puntata di Amori e Obiettivi. Oggi fotograferemo quattro coppie diverse tra di loro, ma che comunque hanno lo stesso obiettivo, l'amore e il matrimonio. Durante gli shooting ci siamo divertiti abbastanza, coppie simpatiche e allegre. Non vi voglio svelare di più, ci vediamo tra poco. Noi consigliamo loro dal fotografo alla villa e seguiamo tutti i passi praticamente per organizzare il loro matrimonio. Quindi li seguiamo dall'inizio fino alla fine tramite la nostra consulenza, che è totalmente gratuita. Gli sposi hanno quasi una figura di riferimento costante che li indirizza in tutto il loro percorso. Tra le richieste particolari degli ultimi giorni abbiamo avuto una sposa che deve organizzare il suo matrimonio e vuole una location che ospiti 300 persone. Noi abbiamo già dato qualche consiglio iniziale, ma la sposa ha il dubbio di evitare di costruire, diciamo, di realizzare il suo matrimonio nella stessa location della cugina. Quindi abbiamo dato il compito ad un nostro wedding planner, che per eccezione riesce a curare ogni dettaglio e risolvere qualsiasi richiesta, e quindi per l'ennesima volta siamo riusciti ad accontentare appunto gli sposi. Valentina è una ragazza molto solare. Lui è Filippo, è una persona straordinaria, certamente speciale. È disponibile sempre per tutti. Che, insomma, riconosco come la mia anima gemella. Noi ci siamo conosciuti a Madrid nel 2011. Per la Giornata Mondiale della Gioventù, che è un incontro con il Papa. All'epoca ero fidanzata, il mio ragazzo non voleva che partisse a Madrid, era il periodo di Ferragosto, e ho ricomprato il biglietto che avevo venduto e lì ci siamo incontrati. Una volta tornati abbiamo iniziato a frequentarci sempre di più, e finché in realtà dopo poco tempo è scattato l'amore e ci siamo fidanzati. Ah, in realtà l'interesse era da parte di entrambi. Forse io. Però forse il primo passo l'ha fatto Valentina. Gli ho fatto intendere che c'era una simpatia, ecco. Ma sicuramente la sua bellezza... I suoi occhi sinceri. Ho apprezzato anche le sue debolezze. E questo ha fatto modo che io me ne possa innamorare sempre di più. Sì. Ho avuto due relazioni importanti, sì, perché comunque non sono una persona molto superficiale in questo senso. Allora, la proposta l'ha fatta lui. Prima di chiederle di sposarci, ho fatto un cammino a piedi in solitaria di 10 giorni. Ho fatto circa 150 chilometri da solo, per decidere effettivamente se fare questo passo oppure no. Una volta lei era stata a casa mia, si era lavata le mani e aveva lasciato tutti i suoi anelli nella mensola del bagno. E quando è salito in macchina e mi ha detto: "Vale, avevi dimenticato questi", li guardo e ho detto: "Ma ce n'è uno in più, questo non è mio". Lui mi fa: "No, è tuo". Accostato, mi sono inginocchiato, anche perché lei mi ha obbligato ad inginocchiarmi,
E quindi un posto strano, una situazione strana, però carina. Quindi me lo consegna, si mette in ginocchio e mi chiede di sposarlo. Ci sposeremo in chiesa perché tutte e due abbiamo un percorso spirituale individuale che poi ci ha portato a stare insieme. Ma è soprattutto una scelta di vocazione. Ci teniamo che il sacramento del matrimonio sia celebrato in chiesa. Lo farò con le mie amiche. Mi sarebbe piaciuto fare anche un piccolo viaggetto. Fino a un po' di tempo fa mi allenavo e facevo triathlon e mi piaceva fare una gara fuori con degli amici. Io vorrei un pulmino, salire tutte insieme e divertirci così in giro per Catania a far baldoria, insomma. O in Oriente, tipo il Giappone, oppure un posto che magari in India o in Africa, questi posti magari meno gettonati. Ma sono affascinata sia dall'America del Sud tutta, oppure dall'India. Una è mia sorella, c'è un forte legame anche se lei vive fuori e sarà la mia testimone. Certamente mia sorella. Io ho una sorella più piccola di me di 15 mesi ed è uno dei doni più belli che mi hanno fatto i miei. E un altro è un mio amico storico che si chiama Antonio. E delle amiche di infanzia con le quali veramente abbiamo un rapporto da quando eravamo piccolissime. L'altro è un altro mio amico che è più recente, me l'ha presentato Valentina, ma poi abbiamo stretto una forte amicizia, siamo diventati anche soci in affari, quindi insomma una persona molto affidabile, lo voglio bene, ed si chiama Angelo. Non si dice che porta male vedere la sposa prima del matrimonio? No, dormiremo separati. Ci risparmiamo per la notte dopo. Non lo so. Questo non lo so. Guarda, non so in realtà cosa succederà. Ok, mi commuoverò e magari mi prende la ridarella. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Abbiamo le nostre chance. Ma sì, dai, perché no? Cioè, un viaggio potrebbe essere una cosa interessante. Sì. Lei è Giussi Spitaleri, la mia ragazza. Lui è un ragazzo dolce, anche se a volte lo dimostra in maniera diversa, con i gesti, a parole un po' meno. Una ragazza abbastanza semplice, tranquilla. È l'uomo giusto della mia vita. Una brava ragazza. Ci siamo conosciuti su Facebook nel 2014. Io ai tempi andavo all'università, che poi ho lasciato, e dopo un paio di mesi non ci siamo più sentiti. Anzi, non su Facebook, ma Badoo. Nel 2016 io gli ho inviato un messaggio così, tanto per. E ci siamo conosciuti in una traversa di Catania, grazie ai miei amici che ci hanno lasciato fino alle 5 del mattino in macchina, sole, tre ragazze femmine, e lui è riuscito a trovare questa via. E ci siamo visti là, anche se eravamo un pochettino spaventate, a dire la verità, perché non lo conoscevo. Inizialmente io, lei era abbastanza timida. Ma lui, perché lui è di Nicolosi, scendeva a Paternò, io non salivo. Piano piano ce l'ho fatta, va, diciamo. Un po' tutto, cioè come mi trattava, perché rispetto alle storie precedenti lui era diverso dagli altri ragazzi. La prima cosa che mi è piaciuta di lei sono stati gli occhi. E poi piano piano, diciamo, l'ho conosciuta caratterialmente, può stare con me, va.
però ho abbastanza sofferto. Prima di lui avevo conosciuto un ragazzo e quindi diciamo in quel periodo ero in una fase sola. Solo una, importante. È durata quasi 2 anni. E poi è arrivato così all'improvviso. Allora, la proposta di matrimonio diciamo che l'abbiamo deciso assieme di sposarci. Il giorno che abbiamo scelto la data della chiesa? L'ho fatta io, anche se ancora sinceramente manca la parte oggettiva. Allora, ci sposiamo in chiesa? E avevamo scelto inizialmente un'altra chiesa, ma per questioni tempistiche ne abbiamo scelto un'altra, che è dove sto anche facendo il corso di cucina, che è il Santuario della Consolazione di Paternò. C'è una questione possibilmente anche di abitudine, che uno vede tu quei matrimoni tutti in chiesa, è una cosa che uno vuole fare. E crediamo nel rito religioso e quindi per questo abbiamo scelto di sposarci in chiesa. Non lo so. Non lo so, perché sinceramente non penso di essere io a organizzare, ma saranno i miei amici. Sinceramente non lo so ancora. Un po' preoccupato. E all'estero? Per il periodo, in base anche a come ci hanno informato, penso New York, quindi Aruba, queste zone così. Più tranquilli, tipo a livello di mare, cose varie. I miei testimoni saranno il mio fratello e una mia cara amica con cui ci frequentiamo da un paio di anni e la reputo un'ottima amica, quindi per questo l'ho scelta. Un testimone è mio fratello, ho scelto lui, è tipo un cambio, io sono stato il suo, lui sarà il mio. L'altra testimone è una mia amica dell'infanzia, cioè ci conosciamo da quando avevamo tipo 3 anni. Il fratello perché abbiamo un legame, anche se tra amore e odio, però ci vogliamo bene. Sì, sì, sì. Sì, certo. E ognuno a casa sua, come del resto è anche ora, quindi. Ognuno a casa propria. Io penso che sarò molto emozionata, anzi abbiamo fatto anche una scommessa, perché secondo me lui piangerà anche se non lo ammette. Difficilmente mi commuovo, però sicuramente sono molto emozionato andando a sposare, quindi sicuramente di emozioni, questo sicuro. Sì, ormai ci vediamo ogni giorno per via del lavoro, quindi ormai manco solamente il dormire insieme. Personalmente sì, perché sinceramente mi trovo bene, lavoriamo assieme, quindi siamo tutti i giorni assieme. Quindi stiamo bene. Spero. Ce lo meritiamo, ce lo un regalo. Meritiamo. Di quando ne stiamo passando ce lo meritiamo. Perché siamo simpatici. Ma l'animazione? Sì, qualcos'altro, non lo so. Qualsiasi cosa che ancora non abbiamo bloccato. Allora, lui si chiama Pietro, ha 30 anni, è di Nizza. Allora, la mia ragazza si chiama Agata Raneri e viene da Litterme. È una persona molto buona e generosa. Niente, è una persona molto allegra e solare, lei. Ci siamo conosciuti nel 2007. Ci siamo conosciuti ad Litterme. In una piazzetta che c'è ad Litterme. Per caso. Poi ci siamo fatti fidanzati, però il 4 novembre del 2009. Onestamente non me lo ricordo. Io ho fatto il primo passo. Poi lui è un tipo molto introverso e timido, quindi lui non l'avrebbe fatto mai il primo passo, non c'erano speranze.
Dopo che mi ha fatto penare tanto, perché ci voleva un poco per capire che lui a me piaceva, l'ha capito poi. La sua personalità? La sua generosità, cioè, lasciando, oltre che vabbè esteticamente mi piace, però è il suo carattere, che è una persona buona. Quello proprio è una cosa che amo. È molto compatibile con la mia, infatti andiamo molto d'accordo. No. Importanti no. L'unico fidanzato, unico e solo. Non c'è stata nessuna proposta di matrimonio ufficiale. Alla mia laurea mi ha regalato l'anello. Poi, però essendo che comunque è tanto che siamo insieme, ne abbiamo parlato di matrimonio, quindi la proposta proprio romantica, essendo lui che non è un romanticone, io invece al contrario sono una grande romantica, lui però non l'ha fatta. E l'abbiamo deciso insieme. Chiesa. Perché siamo delle persone comunque religiose. Una festa in piscina mi piacerebbe, perché là lì termine c'erano le terme, è bello. No, a questo ancora non ho pensato, penseranno gli amici. Una serata in piscina con amici, sarebbe bello. In particolare nulla, diciamo. Allora, io una città che vorrei andare assolutamente è Parigi, quindi là una tappa ci sarà là. Poi non so. C'è niente che mi attira in particolare. Mia sorella, perché io con la mia famiglia ho un rapporto proprio molto stretto e mia sorella proprio è una parte di me, quindi mia sorella assolutamente. Al 99% mio fratello. E poi una mia cugina, che pure siamo quasi come sorelle, quindi... Certo, io a casa mia e lei a casa sua. Ovvio. Onestamente non saprei. È emozionatissima, io mi commuovo e mi emoziono facilmente. Già ho pianto al matrimonio di mia sorella, quindi non oso immaginare al mio, sarà una valle di lacrime. No, non ho la minima idea. Sì, no, questo sì, sono sicura, 100%. Ci mancherebbe, certo. Pensiamo, non si sa, speriamo di vincere, speriamo. Più che pensiamo. Quali sono i premi? Servizio fotografico. Ecco, servizio fotografico, sì. Lei è Tiziana, è la mia compagna di vita. Giovanni è il mio fidanzato. Anche se in effetti l'ho incontrata non quando avrei voluto, però meglio tardi che mai, si dice, no? Mio compagno di vita e mia anima gemella. È la persona che quindi sposerò e con la quale voglio passare il resto della mia vita. È speciale. Ci siamo conosciuti in palestra. Giocando a pallavolo. E un amico in comune ci ha portato a giocare nella stessa squadra praticamente. Piano piano è nato quello che oggi insomma si può dire assolutamente amore con la maiuscola. Lui, sì, lui.
penso che è stato reciproco il passo, nel senso che sia lei che io ci siamo accorti di questa cosa e quindi piano piano, insomma, ci siamo in qualche modo manifestati. Diciamo, forse, anzi, devo dire la verità, il primo passo forse l'hanno fatto i nostri figli. Una foto, ovviamente quella è una battuta, nel senso che la foto mi ha colpito. La dolcezza e la pazienza, sicuramente. Io sono un carattere abbastanza complicato e quindi lui mi ha saputo prendere. Mi ha fatto innamorare il fatto che lei è così com'è, con i suoi pregi e i suoi difetti, che sono tanti. Sì, precedente matrimonio, appunto. Prima di lei sono stato sposato quasi 10 anni. È stata una storia importante, nel senso che mi ha dato 2 figli. Forse ancora non era quello il momento in cui, insomma, dovevo sposare una persona. Quindi incontrare lui è stato un ricredermi, quello che ho sempre sognato da ragazzina, che però non pensavo che si sarebbe realizzato per me. In realtà del matrimonio ne avevamo parlato pochissimo. Come nei film, me l'ha chiesto una notte di Natale. Le ho detto che il mio non era un vero e proprio regalo di Natale e quindi le è uscito l'anello, mi sono inginocchiato, anche perché mia suocera mi ha suggerito subito inginocchiati, mi sono inginocchiato e le ho chiesto se voleva sposarmi. E io ho pianto come una pazza. Ci sposeremo ovviamente come rito civile, perché non possiamo sposarci in chiesa. Appunto, perché è il secondo matrimonio, per entrambi, purtroppo. Insomma, quello che è importante è il sentimento che ci lega. Per me il matrimonio, l'unico e quello che ha senso, è quello che avrò con lei. Quando l'ho detto alle amiche, già, allora loro si sono organizzati. Dovrò recuperare quello che non ho fatto al primo matrimonio. Quindi magari usciremo, andremo in un pub, ci prendiamo una birra. E quindi subito, addio nubilato, certo lo organizzo io, già un paio di amiche si sono offerte di organizzare questo. E festeggiamo, facciamo i ragazzini, tra virgolette. Australia. Perché è un suo sogno, un luogo che in qualche modo anche a me affascina. Mi piacerebbe, non so se si riuscirà a fare, ma è uno di quei sogni che avevo da bambina e che spero si possano realizzare. Sergio, che in effetti è il suo migliore amico, comunque la persona che conosce da tantissimo tempo. Sarà mia sorella. Ed è stata anche la prima persona a quale ho detto che, appunto, mi ero innamorato di lei. Perché comunque è la persona che mi è sempre stata vicina durante tutta la mia vita. Ma no, non penso. Non lo so se sarà fattibile, però sì, può essere. Cioè, di fatto dormiamo separati da 3 anni, perché il nostro figlio Paolo dorme nel mezzo del letto, quindi comunque ci separa in qualche modo. Ah sì, può essere che mi commuoverò, appunto, come dicevo prima, ho la lacrima facile. Magari non piangerò come lei, perché lei in effetti piange facilmente, però sì, sicuramente sarà emozionante. Io vorrei che fosse una grande festa e quindi spero sia un giorno di felicità per tutti. Secondo il mio punto di vista, questa è la mia prima volta. Certo, senza dubbio. È assolutamente la scelta giusta. In modo da poterci sposare anche domani. Siamo la coppia più bella del mondo. Siamo perfettamente perfetti. La location con quindi, in questo caso, la cena da offrire ai nostri amici e parenti. Rieccoci, abbiamo ascoltato le storie che ci hanno raccontato queste 4 coppie, ognuna di loro con delle esperienze diverse. Come abbiamo ben sentito, Filippo e Valentina si sono conosciuti in Spagna
nella giornata mondiale della gioventù, a dimostrazione che l'amore quando vuole non ha città. Poi c'è stato Sebastiano e Giusy, conosciuti in maniera moderna, e cioè attraverso i social, quindi quando il social diventa anche amore. Poi abbiamo Pietro e Agata, a dimostrazione che non sempre l'uomo corteggia, ma oggi vuole anche essere corteggiato. Poi abbiamo Giovanni e Tiziana, esempio di famiglia moderna con figli che hanno deciso di sposarsi per consolidare e rafforzare il nuovo amore. Vedete come tutte e quattro storie diverse, quattro storie di vite diverse. A questo punto che dirvi? Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!